Mi chiamo Cecilia Scognamiglio, degli Scognamiglio di Montefiascone. La femmina che baffa. La donna baffuta. Oh, masculone! Come vengo comunemente chiamata. Ma non è congenita. Non ci sono nata così per farvi capire a voi. Era finita da poco la guerra. Per i militari. Noi della popolazione civile, ancora emmer e età noblena, né più né meno di prima, ci mancava tutto cosa. Farina, ova, zucchero, caffè. Si trovavano sulle rinde a Borsa Nera e per le vie di Napoli, ciurme di militari, russi, americani, australiani, marocchini. E me ne smargiassano un coppe sotto. Io all'epoca ero peccerella. Quando potevo tenere? Rurici. 13 anni. Ma osso e pelle com'ero. Formato bellico. Parevo ancora più peccerella. Stante però che ero la prima di 7 figli, mamma mi considerava una femmina fatta. È così. Quando si trattò di andare a ritirare 5 chili di patate, che un parente marano ci aveva tenuto stipate, mamma non ci pensava un coppa 2 volte. Cesira, mamma, ci vai tu che conosci la strada! Non ti fermare a parlare con nessuno! E quando ti hanno dato le patate, fatta cirere, ma non te falo va! Con questa benedizione materna mi avviai. Arrivai a Marano e mi caricai 5 chili di patate sopra le spalle che pesavano con me peccato mortale. Mancava poco per arrivare a casa quando all'improvviso sento un rumore addretto a me. Con mano tuona. Ma gira. È un carro armato, camene giusto un quello a me, che è morto, che sto che ora è fornuto. E all'improvviso mi sento tirare per un braccio e mi ritrovo dietro a un cancello, dentro una campagna. Mi alzo per vedere chi mi aveva salvato. Grazie, grazie assai, se non era per voi. E vedo uno, due. 5, che dica? 9 riavole, nera nera, con certi pezza colorata in capo, marrucchina, e mi guardano, e non mi levano l'occhio a quel. Era meglio che aveva sotto carro armato. Io che all'istante avevo capito tutte cose, chiamai subito santa mia, Sant'Antonio da Padova! E io primo marrucchino, mi volto in terra, mi straccio in bestia. E io sento la sua mascolinità, come pugna. Sant'Antonio da Padova, vedi questo che stanno facendo, no? Questa è la gratitudine per tutte le centinaia di candele che ti ha appicciato. 93 per la precisione, rispunnetto santo che c'ha una capra foro cielo con un giglio in mano. E va buono, 93, vedi questo che mi vanno fa un uovo, fa qualcosa. E che posso fare, figlia mia? Quelli parlano un'altra lingua, capiscono proprio a me. Ah! E fanno un miracolo! Può che lo uccidi e fanno un miracolo! Che santo sei? Allora il santo alzò la mano come al mago Silvan e io mi sentii pungere sopra il muso e o primo marrucchino guarda, chiama l'ati marrucchino e tutto quanto. Rirono e zombano, zombano e rirono. Il santo, per salvarmi da quel pericolo che era andato a pensare,
Mo' le faccio crescere un bel paio di baffi, così si credono che è un maschio e la lasciano stare quieta. La sera, quando mi ritirai a casa, scalza, tutta sporca, con un paio di baffi neri, più neri di quelli di adesso. Indovinate? Indovinate, mamma, come prima cosa che disse? E le patate! Arostan!